Elaborato le cifre dell'Istat esattamente per farci capire quanto dal 1990 a oggi la spesa pubblica sia cresciuta, ed è cresciuta 3 volte più dell'inflazione. Allora, buongiorno innanzitutto a Stradiotto. Buongiorno, buona giornata. Allora, ricapitoliamo un secondo totale e maggiori comparti per vedere dove e come i signori dei partiti in questi 20 anni dicevano una cosa e ne hanno fatta una che è l'esatto opposto. Ma i dati sono emblematici, perché si parte da una spesa pubblica di 373 miliardi di euro del 1990 e si arriva ai 793 miliardi di 20 anni dopo. Ma la cosa che è particolare, che ci deve ovviamente far comprendere dov'è il problema, è dove aumenta la spesa in modo particolare, cioè in quali comparti. C'è il comparto del previdenziale, cioè quello che spendono gli enti previdenziali, che viene triplicato, cioè con un aumento del 229%, e la spesa relativa agli enti sanitari che raddoppia, cioè con un aumento più che raddoppia, un aumento del 167%. Allora, noi stiamo parlando di una spesa per gli enti previdenziali che era di poco superiore ai 90 miliardi nel 1990. E arriviamo ai 299 nel 2010. Ecco, praticamente ai 300, sì. Siamo al 38% della spesa pubblica per previdenza, dove solo 220 milioni di euro, cioè ci sono circa 80 miliardi di euro che viceversa arrivano dallo Stato, perché sono tutte le pensioni sociali che ovviamente sono a carico della collettività e non sono legate alla contribuzione dei dipendenti. E quindi quel tipo di spesa, che sono 300 miliardi su 800, è la grande parte della spesa pubblica, e cresce in modo esponenziale, perché era nel 1990 il 24% della spesa e nel 2010 diventa il 38% del totale spesa pubblica. Allora, ricordatevi questo comparto, quello previdenziale, che aumenta del 230% praticamente tra il 90 e il 2010, perché tra poco ci dovremo tornare sopra ponendoci la domanda: ma è vero che con la riforma previdenziale ne abbiamo stoppato un andamento incrementale così sproporzionatamente diverso? Tenete conto che queste sono cifre fatte sul nominale, quindi tenete conto che nel nominale in 20 anni ci dovete mettere un po' più del 30% un po' più del 50%, perdonatemi, che è la quota di inflazione in 20 anni. Però, come vedete, visto che l'aumento è del 229-230%, anche fare un conto sul nominale, se dalla testa tenete separate poi la quota di aumento dovuto all'indice dei prezzi, sono comunque aumenti sproporzionati. Allora, per la sanità siamo invece a una spesa che passa dai 42 miliardi circa del 1990 ai quasi 114 del 2010, e anche qua abbiamo un aumento del 167%, che, come vedete, è multiplo di NN volte rispetto all'inflazione. Poi chi altro è nella graduatoria degli aumenti di spesa più incontrollati? Pochi miliardi sono le province, però le province hanno avuto delle competenze in più in questi anni, per cui andrebbe depurato di questo dato, perché in realtà, stando al netto dei trasferimenti, risulterebbe che lo Stato in corso di questi anni ha diminuito la sua spesa, perché ha avuto un incremento di spesa solo del 38%, quindi meno dell'inflazione, ma in realtà è perché ha delegato alcune funzioni. Però il dato, se andiamo a vederlo per abitante, perché dobbiamo dirci che tra il 1990 e il 2010 cambiano anche gli abitanti, ci sono circa 6 milioni di abitanti in più, però se andiamo anche per abitante ci accorgiamo che la spesa complessiva per abitante nel 1990 era pari a 6.500 euro pro capite, e con un'entrata di 5.163 euro, quindi un disavanzo di un indebitamento annuo per ogni abitante di 1.400 euro. Andiamo nel 2010, la spesa è pari a 13.000 euro per abitante e l'entrata pari a 11.900 euro per abitante. Questo significa che, se facciamo finta che i cittadini siano i clienti dell'azienda pubblica amministrazione, ogni anno questa azienda per ogni cittadino perde 1.187 euro.
credo che così non possa continuare questo dato, perché inutile che ci lamentiamo che il debito aumenta, non può che aumentare se continuiamo ogni anno ad aumentare l'indebitamento.